Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Emanuele. Oggi andremo a podare il mio agero, che è cresciuto davvero a dismisura e continua anche, guardate qua. Quindi lo andremo a podare e farò anche delle talee di questo appunto, dei rami che andrò a tagliare. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale, grazie per chi lo fa. Adesso andiamo alle forbici. Allora, una prima panoramica della pianta, quindi si può vedere il vaso, questo ramo che è già quasi 43 cm dalla sua partenza, quindi se andiamo a tagliare molto indietro, e penso che ne vengano due talee da questo ramo, poi tutti gli altri rami. Questa qua, cacciate molto lunghe. Ora andrò a valutare quale sarà abbastanza matura da poter andare a tagliare. Tipo questa qua è troppo ancora verde, quindi penso che di qua non taglio, ma magari taglio un po' più indietro. Poi tutto il resto va di qua, tutta la pianta è in piena spinta. I rami sono tutti lunghi e ben maturi. Anche da qui dietro diciamo che non si capisce niente. Sto scattando anche dal tronco. La cicatrice devo dire che si sta chiudendo molto in fretta. Questa qua è quella dell'innesto. Diciamo che ho ripassato come alla metà il callo e l'ho scavato all'interno per facilitarne appunto la cicatrizzazione. Sono due, quasi tre. Qua c'era anche un mongherino che è stato fatto saltare. Quindi qua c'è una parte di piede che sarà margottato, penso. Adesso andiamo a potare con le forbici. Quindi ragazzi, vado a tagliare. Ecco qua, il ramo lungo. Poi vabbè, si vanno a levare le foglie ascellari. Questo qua è il lavoro che farò dopo. Intanto le metto a mollo all'acqua per non farle disidratare troppo. Quindi vado a portare il resto e vediamo cosa ne viene fuori. Un altro ramo. Ovviamente per effettuare questa potatura la pianta è stata ben concimata prima. Come vedete è in piena vigoria, quindi può sopportare benissimo questi tagli. Come si può ben vedere, la pianta stava comunque rivegetando dalle vecchie parti. Tutti i butti nuovi. Speriamo che questi rami mi radichino, ma casomai dico
farà molti altri rami e farò io molti altri interventi per poter riprovare. Adesso guardate quante foglie nuove, un attimo che levo quelle vecchie così si vedono anche meglio. Ok ragazzi, potete vedere quante foglie nuove aveva questo ramo. Appunto nuovo, tutte anche dalla base, anche foglie fascellari. Adesso lo metto in acqua. Rimasto qualche ramo, andrò a tagliare. Sono un attimo indeciso. Sono andato molto indietro perché tanto c'erano delle gemme. Beh, la finisco di pulire dopo. Sono rimasti questi ultimi rami. Fatto quest'ultimo, in teoria abbiamo finito. Questo qua lo lascio crescere per farlo allungare e ingrossare un altro po', che è molto fino ancora e che mi servirà sicuramente per la nuova impostazione. Quindi vediamo da vicino. Va bene ragazzi, il video si conclude qua, che già è venuto un po' lungo per qualche taglio che ho fatto. Comunque ho ricavato una decina di appunto di rametti. Quindi se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale, e soprattutto se avete dei dubbi da chiedermi, e potete scrivere sotto nei commenti. Ciao a tutti ragazzi.